Momento di avventura. Conosco delle barche che restano nel porto per paura che le correnti le trascinino via con troppa violenza. Conosco delle barche che arrugginiscono in porto per non aver mai rischiato una vela fuori. Conosco delle barche che si dimenticano di partire, hanno paura del male a furia di invecchiare, e le onde non le hanno mai portate altrove. Il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare. Conosco delle barche talmente incatenate che hanno disimparato come liberarsi. Conosco delle barche che restano ad ondeggiare per essere veramente sicure di non capovolgersi. Conosco delle barche che vanno in gruppo ad affrontare il vento forte al di là della paura. Conosco delle barche che si graffiano sulle rotte dell'oceano, ove le porta il loro gioco. Conosco delle barche che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora, e ogni giorno della loro vita non hanno paura. A volte di lanciarsi fianco a fianco in avanti a rischio di affondare. Conosco delle barche che tornano in porto lacerate dappertutto, ma più coraggiose e più forti. Conosco delle barche straboccanti di sole perché hanno condiviso anni meravigliosi. Conosco delle barche che tornano sempre quando hanno navigato, fino al loro ultimo giorno, e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti perché hanno un cuore a misura di oceano. L'avventura viene slegata al mondo del reparto, ma anche in branche RS non si scherza di certo. Perché pensi che l'avventura sia importante? Cosa si può imparare dall'avventura? C'è qualche attività che ti piacerebbe organizzare una volta tornati alla normalità? Secondo me l'avventura è importante perché ti permette, nonostante l'età, nonostante il servizio che fai, il branco in cui sei, cioè magari sei ai lupetti, in reparto o in branca RS, comunque l'avventura sarà sempre un mezzo per riuscire a scoprire se stessi e cose, oltre alle cose nuove, se stessi. E questo vuol dire che cioè, non si smette mai di imparare, si scopriranno sempre cose nuove e questo è bello. Dall'avventura si può imparare a distinguere la quotidianità da magari ciò che ci piace. Nella nostra quotidianità magari ci rendiamo conto di qualcosa che non ci piace quando magari siamo durante una route o a un campo, cioè siamo comunque magari a fare servizio, ci rendiamo conto magari veramente delle nostre priorità, che cosa è veramente importante per noi, che cosa no, e cosa ci piace fare e cosa non ci piace fare. E tornati alla normalità, a me piacerebbe davvero molto fare una route, ma di quelle in mezzo al bosco, di proprio di sopravvivenza, in cui si mettono alla prova le capacità del singolo. Che è questo, mettersi alla prova, diciamo, ti permette sempre di migliorare te stesso e, diciamo, tenere aggiornata la vita. Allora, penso che l'avventura sia molto importante nella vita di ognuno di noi, non solo un'avventura scout, ma qualsiasi avventura che ci può capitare nella vita. Perché diciamo che forma il nostro carattere e la nostra personalità. E in pratica, quando noi in un'avventura incontriamo degli ostacoli, ci spingiamo sempre per superarli, quindi facendo così miglioriamo la nostra persona. Quindi penso che veramente le avventure siano una delle cose più importanti che noi abbiamo nella vita. E mi piacerebbe fare un'attività. Comunque riprendere la normalità con una simil route dove possiamo comunque prendere contatto con la natura e avere un'esperienza formativa. Allora, di sicuro l'avventura è una cosa importante nella vita di ciascuno di noi perché ti fa crescere, ti fa maturare, ti fa capire che non c'è solo un mondo piccolo a cui tutto ruota intorno, ma ci sono tante cose che si possono vedere, si possono ammirare, si possono scoprire. E, per me è molto importante, ad esempio, l'avventura perché comunque mi fa staccare da tutto, proprio tutto, tutto. Mi fa stare con gli amici, mi fa divertire in generale. Cosa si può imparare dall'avventura? Per me si possono imparare un'infinità di cose dall'avventura, si può imparare a stare con amici, si può imparare a viaggiare, a stare all'aperto, a imparare tanto, ma proprio tanto tanto, tra cui anche lingue a volte.
Una qualche attività, sì, anch'io sono molto propenso a fare una route, perché di sicuro dopo un periodo lunghissimo di quarantena, di starsene in casa, non poter fare nulla, staccare da tutto, proprio buttare tutto in un angolo e iniziare a fare un cammino è una cosa bellissima e mi piacerebbe farla. Per il resto sono d'accordo anche con gli altri. Bene.